Una nuova avventura sta per iniziare. Dopo aver lasciato la Scozia e i suoi meravigliosi paesaggi, ci dirigiamo verso il Galles. Seguite il nostro One Life Trip e attivate la campanella per non perdere le nostre avventure. Siete pronti per questo nuovo episodio? Ne vedrete delle belle! Abbiamo appena iniziato la nostra nuova avventura gallese e, attratti da una storia singolare, ci siamo fermati a Talaigre, un piccolo villaggio sulla costa che, con la sua immensa spiaggia, è meta di turisti e villeggianti. La caratteristica di Talaigre è il faro di Point Over, risalente al 1776 e dismesso nel 1884. Proprio la storia di questo faro ha attirato la nostra curiosità. Infatti, si dice che sia infestato dal fantasma del vecchio guardiano e alcune persone lo hanno visto affacciato al banconcino superiore con abiti da lavoro. Che la storia sia vera o no, questo faro ha un suo fascino particolare e meritava una nostra visita. Ciao! Che ve ne pare? Allora, siamo nel nord del Galles e abbiamo visto che c'era questa spiaggetta che è immensa. Siamo scesi dalla strada alla spiaggia e abbiamo visto questo faro bello e abbiamo deciso di fare qualche ripresa qua, qualche foto. La particolarità di questa spiaggia è che è a tratti. Ci sono dei pezzi di banchi di sabbia, il mare, poi di nuovo sabbia, poi di nuovo al mare, e in lontananza si vedono delle paleoliche messe proprio a mare. Sì, c'è diverso passeggio perché in teoria sarà una zona turistica o diciamo di villeggiatura. Sì, ci sono. Quindi ci sono diverse famiglie con bambini, cani, vengono qua a farsi la passeggiata. Il posto, ci sono tante villette qua. Carine anche. C'è un mini villaggetto con i soliti negozietti caratteristici delle zone balneari, quindi pieni di giochi tipo il bingo, le macchinette per vincere le cose. Sì, sì, lo strutto indispensabile. Sono le attrazioni inglesi praticamente. Adesso dobbiamo iniziare a pensare per la notte perché sta scendendo il buio. Sì. Thank you.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Morning. Ci troviamo a Conwy, un paese del Nord Galles, dove la caratteristica principale è questo castello che vedete alle nostre spalle, bellissimo, sotto il quale abbiamo dormito stanotte, perché abbiamo avuto la fortuna di trovare un posto per dormire stanotte qua. E poi c'è una bellissima spiaggia, spiaggetta, porticciolo, è sul mare, è proprio sul mare questo paesino, ed è molto grazioso. Ci sono delle belle casette, sì, stradine molto strette. È molto bello perché, ripeto, questo castello dà sul mare, è proprio sul mare. Infatti c'è il ponte che attraversa il fiume che sbocca a mare. Il ponte penso doveva essere elevatoio. Sì, sicuramente era un ponte che serviva per separare la terra dal... Infatti passa, nel mezzo passa l'acqua, passa il mare. Il fiume. Sì. È molto strano perché c'è poca, si vede il fondo, quindi abbiamo visto andando verso il porticciolo che c'è il, hanno delle, come si dice, coltivazione di cozze. Sì. Fanno la coltivazione fanno di cozze e di aragoste. Avevano molte nasse, sì, sul porto. E niente, abbiamo dormito qui sotto il posteggio del castello. Siamo stati fortunati, sì. Abbiamo dormito tutta la notte, abbiamo pagato solo 80 centesimi di sì, 80 penny. Non è un castello arredato. No, ma la bellezza è proprio quella fuori, alla fine. Sì. Quello che c'è da vedere sono le mura di fuori. Come un'altra caratteristica che abbiamo notato è che sono rimaste le porte dell'ingresso proprio del, diciamo, del feudo, perché ci sono queste piccole porte da dove si entra, sono molto strette. Sì, fuori dal castello ci sono delle mura di cinta in pietra, dove evidentemente si accedeva a, era un primo accesso verso il castello, il paese. Sì. Adesso proseguiamo il nostro giro. A dopo. Ciao.